Siamo in compagnia di Angelo Drusiani e Edmond Rothschild. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Senta, Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito. volevo capire, naturalmente ci sono tantissimi market mover per quanto concerne la giornata odierna, ma insomma le ultime giornate. Qual è il principale che ha causato e che continua a causare queste vendite? Solo ieri abbiamo visto il DAX aggiornare i nuovi massimi storici. Oggi uno scenario completamente diverso. Io ne vedrei soprattutto uno, il dibattito sul futuro dei tassi di interesse. Io lo chiamo mamma non mamma, nel senso che sì, li alziamo, no, non li alziamo, sì, li alziamo, non li alziamo. Significa che negli Stati Uniti, da qualche tempo a questa parte, poi con una certa calma ultimamente, si è convinti che il rialzo dei tassi di interesse degli Stati Uniti sarà molto prima del 2022, cioè della fine del 2022, come continuano a dire invece le autorità monetarie degli Stati Uniti stessi. Quindi questo fa sì che sul mercato si sia creato un forte nervosismo, paradossalmente, come spesso capita, scusatemi il sorriso, ma a pagarne le conseguenze è più l'Eurozona di quanto lo siano gli Stati Uniti stessi. È l'Eurozona che ne paga le conseguenze in primo luogo perché stranamente si vede un dollaro più debole rispetto all'euro, quindi questo fa sì che le esportazioni di Eurozona diventino più difficili. Però, ripeto, la ragione principale di questa situazione di incertezza è legata proprio a quelle che sono le prospettive dei tassi di interesse, cioè a quando questi tassi di interesse verranno effettivamente aumentati. Ecco questo discorso che rimane sia in Europa ma soprattutto negli States, perché lì abbiamo visto degli indicatori macroeconomici ben superiori rispetto a quelli in Europa. Questo non è proprio messo in dubbio. Intanto le volevo chiedere come interpreta questo rialzo del rendimento del decennale italiano e soprattutto lo spread tra il BTP e Bund a 122 punti base. Poi lei ha detto una cosa molto interessante durante la pausa pubblicitaria, che c'erano alcuni analisti che addirittura vedevano lo spread tra il BTP e Bund a quota 50, questo grazie naturalmente al fattore Mario Draghi. Qual è il suo commento allora a questo punto? Beh, io allora fui molto scettico, magari fosse vero, però era abbastanza difficile che potesse accadere, ma la ragione è molto semplice, il debito italiano è molto alto, la conseguenza è che ogni mese ci sono 5, 6, 7 aste di titoli di Stato italiani ovviamente per aumentare la liquidità a disposizione del governo stesso, in generale del nostro paese. Quindi è chiaro che essendo sempre continuamente con tanta frequenza, con tante quantità anche elevate di titoli di Stato sul mercato, chiaramente chi li compra vuole dei rendimenti che siano di un certo livello. Quindi non dico crescenti, però in questa fase sì, sono crescenti come sono crescenti anche da altre parti del globo. Quindi le emissioni italiane sono interessanti perché pagano dei buoni interessi. Piacciono perché la richiesta da parte degli investitori è sempre molto elevata, al tempo stesso però pretendono anche dei rendimenti che siano via via crescenti e sensibilmente, tra virgolette, sensibilmente superiori a quelli di Spagna e Portogallo, perché ci separa ben più di mezzo punto tra i rendimenti loro e i rendimenti nostri. Però anche lei ha detto bene, un po' tutti i paesi europei sono fortemente indebitate, ma un po' a causa della pandemia. Come allora possiamo spiegarci questa differenza con per esempio il rendimento del decennale spagnolo? Lo sto mostrando, siamo allo 0,60, che è ben minore rispetto a quello italiano. Sai, l'indebitamento spagnolo è sensibilmente inferiore al nostro, nonostante abbiano avuto negli ultimi anni ben quattro elezioni anticipate che non hanno portato ancora ad alcun risultato particolare, nonostante si siano avvicendate appunto diversi presidenti primi ministri spagnoli. E lo stesso vale per il Portogallo, sono paesi che hanno un indebitamento contenuto, però giustamente come si parlava prima dell'inizio, l'Italia, dal punto di vista industriale, è sicuramente un paese molto più avanti di quanto lo sia sia la Spagna sia il Portogallo. Però questo di per sé non è sufficiente a placare i rendimenti perché quello che conta è l'indebitamento complessivo e il nostro rapporto di indebitamento arriverà a 150, non so, forse anche qualcosina in più di 150%, e quindi è un indebitamento molto alto. Questo, se vi guardate, vale più o meno. Attualmente addirittura il rendimento del titolo decennale italiano è leggermente superiore a quello greco. È vero che sono alcuni mesi di differenza, quello italiano è leggermente più lungo di quello greco come scadenza nel 2030, però, del 2031, perdon. Però questo significa che effettivamente la
la percezione degli investitori internazionali è che sì, comprano i titoli di Stato italiani a condizione che il loro rendimento sia di un certo livello. Allora, oggi, come ho detto in più occasioni, hanno parlato più membri del board della BCE, anche Luis de Guindos, che si è espresso addirittura anche sul Bitcoin. Poi hanno parlato per possibili insolvenze delle imprese che creano rischi in alcuni paesi in particolar modo. Partiamo però dall'inflazione. Qual è il suo parere dei numeri che abbiamo visto? Più 0,6% su base trimestrale, inflazione core invece su base trimestrale più 0,7% e su base annuale più 1,6%. Ovvio che non sono i numeri degli Stati Uniti, però inizia a crescere leggermente. Beh, sai, la componente energia ha pesato moltissimo nell'andamento dell'inflazione, nonostante l'economia di Eurozona si stia sì riprendendo, però non in maniera così evidente e forte come negli Stati Uniti, ma siamo, pur essendo paesi occidentali gli uni e gli altri, però il sistema di vita, l'atteggiamento delle persone nei confronti dei consumi è molto diverso. Negli Stati Uniti è al massimo dei consumi a livello mondiale, in Eurozona è molto alto, però è ben lontano dalla propensione ai consumi che sono negli Stati Uniti. Quindi è chiaro che negli Stati Uniti probabilmente la ripresa sarà anticipata, arriverà prima, i consumi saranno molto più elevati, l'inflazione salirà in maniera molto più evidente, però è chiaro che il contagio c'è anche qua da noi, è inutile pensarci perché, dicevo prima, l'energia, i trasporti stessi con le navi, eccetera, vengono a costare tantissimo, visto che è aumentato il prezzo del carburante. E questo incide sull'inflazione in maniera determinante, come ha sempre inciso anche negli anni passati. Quindi non c'è da sorprendersi che la rialza di oggi, 1,6, abbia in qualche modo giocato un ruolo negativo sull'andamento dei mercati finanziari. Però bisogna anche tenere conto di una cosa, che quando l'inflazione si alza, se a fronte c'è anche un miglioramento dell'economia, come pare possa avvenire in questo momento, sì, inizialmente c'è un aspetto negativo come accade oggi, però se dovesse continuare la ripresa economica sulle basi di cui si è parlato, anche 4% circa in Italia e anche in altri paesi, credo che poi alla fine sia normale che ci sia un tasso di inflazione superiore a quelle che erano le prospettive fino a qualche tempo fa, e quindi la borsa poi di conseguenza si adeguerebbe a dei nuovi schemi. In effetti, volevo capire quali sono i titoli e i comparti, magari le banche, che potrebbero, come dire, beneficiare, tra virgolette, da questa inflazione al rialzo. Sì, perché soprattutto l'aspetto positivo del settore finanziario, che è rimasto fermo per parecchi anni, quindi a favore di quello tecnologico, è che di fronte a una prospettiva di ripresa dell'economia a tutto tondo, non solo per i prodotti tecnologici, significa che molte aziende, ad esempio quelle che operano nelle infrastrutture, avranno bisogno di finanziamenti e le banche sono lì apposta per finanziare. Quindi è chiaro che alzandosi i tassi di interesse, il margine operativo fuori dalle banche, dal costo della raccolta, il costo del ciò che incassano finanziando le aziende, è molto superiore. Ecco, il rischio che ci può essere, come lei poc'anzi faceva riferimento, che la Banca Centrale Europea e anche altri organi dell'Unione Europea stessa temono che ci possano essere una parte di aziende in difficoltà, visto la chiusura di oltre un anno per gran parte delle attività e per molti mesi di questo anno. Quindi questo sicuramente avrà ridotto i fatturati in maniera sensibile. Ovviamente bisogna augurarsi che non ci siano troppi fallimenti, però sicuramente non è da escludere che una parte delle attività commerciali e non industri anche industriali possano non avere un futuro immediato buono come sarebbe stato in assenza della pandemia. Vediamo intanto alcune dichiarazioni appunto da alcuni membri del board della BCE. I rischi per la stabilità finanziaria nella fase di uscita della terza ondata pandemica restano elevati e potrebbero concentrarsi su alcuni paesi dove le imprese sono più indebitate, con la graduale rimozione delle misure di sostegno alle imprese, avverte la BCE nella Financial Stability Review. Non si possono escludere tassi di insolvenza considerevoli più alti rispetto a prima della pandemia, specialmente in alcuni paesi. Ciò a sua volta può mettere sotto pressione gli emittenti sovrani e le banche che hanno fornito sostegno alle aziende durante la pandemia. Poi si è espresso anche Luis de Guindos, che è il vicepresidente della BCE, sul Bitcoin, dicendo naturalmente che è un asset senza fondamentali ad alto rischio. Beh, questo comunque già.
naturalmente lo sapevamo, ma tornando alla BCE, quanti sono preoccupanti, quanto le preoccupano, ecco, queste parole e quanti sono, ecco, quanto grave il rischio di insolvenze, in particolar modo in Italia, a suo avviso? Io credo che quanto ha detto la BCE, gli organi della BCE in questi giorni, sia un avvertimento non tanto ai paesi quanto in generale al mercato. Il mercato deve sapere che il rischio che si corre è quello a cui peraltro abbiamo fatto riferimento poco fa anche noi stessi. Non è che ci voglia una grandissima fantasia a fare queste osservazioni, perché è chiaro che di fronte al calo dei fatturati, quindi al calo dei commerci internazionali, è evidente che il rischio di chiusura di parte di alcune aziende, di non pagamenti dei debiti che hanno contratto, può verificarsi. Quindi io credo che sarebbe proprio l'occasione buona questa, laddove si verificasse questa situazione, di iniziare a fare delle emissioni obbligazionarie che riguardino l'intera zona, l'Eurozona in questo caso, non so se voglia fare, o anche l'Unione Europea, non so come si possano organizzare, se solo una parte dell'Unione Europea o tutta l'Unione Europea, visto che ormai il Regno Unito non c'è più. Quindi da questo punto di vista io credo che mettere assieme tutti i debiti potrebbe far sì di evitare dei contraccolpi negativi eccessivi, se ci fossero poi questi contraccolpi negativi, perché poi alla fine fa male direttamente al paese, ma fa male poi a tutto il resto dell'Eurozona, eventuali andamenti negativi delle aziende. Ah beh, questo senza alcun dubbio. In effetti le volevo chiedere di una valutazione, soprattutto per quanto concerne le aziende italiane. Abbiamo visto tantissime trimestrali, bisogna sottolineare il fatto che la maggior parte sono state ben sopra le attese, il che vuol dire che comunque le società, in particolar modo del FTSE MIB 40, sono riuscite ad adattarsi alle circostanze legate al Covid. Qual è la sua valutazione, in particolar modo considerando i numeri che abbiamo visto sinora? Io dicevo prima che secondo me l'attività imprenditoriale italiana è tra le migliori in assoluto a livello europeo, forse in molti casi. Non dimentichi che ci sono tantissime aziende italiane che sono leader mondiali nel loro settore, quindi di sicuro la capacità industriale del nostro paese è fuori discussione. Poi che ci sia stata questa fase difficile è altrettanto fuori discussione pure questa, però giustamente lei ha osservato che tante aziende hanno avuto dei risultati superiori a quelle che erano le attese, e questo gioca a favore di un andamento dell'economia italiana che sarà probabilmente abbastanza importante nel corso di quest'anno, a meno che non succedano altri disastri, ovviamente ci auguriamo di no. E in definitiva è bene preparare le persone, i mercati, a possibili andamenti molto negativi, molto difficili da controllare. Io però sono convinto che ciò non accadrà, sono convinto che in definitiva il nostro paese, ma anche gli altri paesi di Eurozona, dell'Eurozona nel suo complesso, usciranno dalla crisi in forma molto migliore di quanto ci si aspetta, anche perché comincio a vedere maggiori interazioni tra l'attuale Presidente del Consiglio italiano e i Presidenti degli altri paesi, mentre mi sembrava che prima ci fosse una sorta di isolazionismo, parola un po' difficile, che secondo me non aveva senso, perché allora o siamo un'area unica oppure che senso ha parlare di Unione Europea? Io credo che sarebbe ora che finalmente gli egoismi venissero messi da parte, ma sa, ogni tanto un po' di utopia non fa male. No, assolutamente sì, c'è stato comunque una specie di isolazione di alcuni stati, lo abbiamo visto anche con lo stesso progetto del Recovery Fund, ecco lì durante le trattative si sono viste le posizioni dei paesi nordici, in particolar modo l'Olanda. Intanto le volevo chiedere, stiamo notando un indebolimento del dollaro molto pronunciato in queste ultime giornate, l'indice del dollaro sotto quota 90 cede, in questo istante più 0,13%, però rimane inchiodato sotto quota 90, invece l'euro dollaro scambia ad 1,22. Che cosa significa per la nostra economia? E quando dico nostra economia non intendo quella italiana, ma quella europea, che è naturalmente un'economia esportatrice, e quindi questo euro così alto, se vogliamo definirlo così in questo istante, non ci conviene più di tanto. Vede, questo è uno dei più grossi guai, più che il timore che le aziende saltino, il grosso guaio è il rapporto di cambio. La BCE non può intervenire perché la moneta non fa parte della propria attività.
Viceversa, invece la moneta ha un'importanza assoluta, poi adesso che è una moneta unica per tanti paesi, credo che andrebbe difesa in maniera abbastanza importante, anche se non è così semplice. Sì, è un'attività abbastanza complessa, però io credo che in tanti altri paesi, questa ovviamente fuori dall'Unione Europea, fuori dall'Eurozona, questo accada. L'aspetto paradossale è che sicuramente gli Stati Uniti saranno i primi a partire. A livello di ripresa dell'economia, saranno i primi ad alzare i tassi di interesse, bene, e si rialza l'euro. È una sorta di contraddizione. Io credo che sia abbastanza evidente che è una contraddizione. A volte viene il dubbio che ci siano delle manovre da parte di, non so, di qualche organo internazionale per far sì che l'euro si rivaluti e mettere in difficoltà l'economia del nostro paese. Certo, è un po' di fantapolitica questa, però nella vita tutto può accadere. Ma come può essere che le economie europee, che sono abbastanza ferme rispetto a un'economia degli Stati Uniti che è prevista in forte rialzo, e nonostante questo il dollaro si svaluta? Eh sì, assolutamente sì, poi comunque si svaluta anche per il fatto che la Fed continua a confermare la politica monetaria accomodante e questo di conseguenza indebolisce il cosiddetto greenback, ovvero il dollaro e di conseguenza le altre valute si rafforzano. Bene, la ringrazio Angelo Drusiani e Edmond De Rothschild, grazie mille come sempre per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, arrivederci.